Hola amici, bentornati in un nuovo video. Oggi, come avete letto nel titolo, sono qui per provare a recensire First Impression Review la nuovissima palette di Elodie per Sephora. La apriamo subito insieme. La palette è questa qui e all'interno è fatta così, molto particolare. Molto bella, sono 12 ombretti a shimmer opachi, un bellissimo specchio molto grande dove potersi vedere. Le andiamo a provare, direi che partiamo dagli occhi perché non so se fa fallout oppure no. Ci trucchiamo insieme e vi racconto anche qualche novità che mi riguarderà personalmente nel prossimo futuro. Allora, come prima cosa vado a prendere Diletta, che è questo rosa chiaro, molto tenue e opaco. E le andiamo a mettere un po' qui nella mia transition color. Ok, poi con un pennellino piccolo a sfumino come questo qui, questo in particolare che adoro, questo pennello qui, è il numero 231 di Zoeva. Vado a prendere il colore Elodie, che è questo bellissimo giallo senape. E lo vado a iniziare a tamponare qua. Ok, l'ho intensificato e devo dire, ragazzi, che è davvero molto, ma molto bello, mi piace tantissimo. Allora, adesso dalla palette vado a prendere probabilmente il colore Claudia, che è questo shimmer lilla qui, e lo vado a mettere sulla mia palpebra mobile, oggi un look un po' pazzerello. Ok, vi dico, ho applicato un po' di P. Louise Base, che è questa base qui per gli occhi, e vado a prendere un pennello piatto, lo vado a tamponare. Allora, fallout un pochino con gli shimmer, quindi ho fatto bene a iniziare dagli occhi. Questo è un consiglio che vi do a prescindere, se la palette nuova non la conoscete, iniziate sempre dagli occhi, così almeno se fa fallout non fa niente, perché tanto il vostro viso è pulito, quindi dopo siete a posto. Un pennello angolato come questo, voglio prendere il fucsia, che è il colore che si chiama Miss, vabbè, comunque il fucsia si capisce qual è, e fare una riga soltanto qui, yes. Glitter. Base per i glitter, prima con un altro pennello angolato. Dunque, è venuta una cosa molto particolare, quello sicuro. Ora faccio l'altro occhio. Volevo mostrarvi come io taglio un errore, nel senso, prima la codina fucsia era un pochino grossa, quindi cosa ho fatto? Ho preso un correttore, l'ho messo sul dorso della mano con un pennello smudge, come può essere questo qui che è il 226 di Zoeva. Prelevo un po' di correttore e poi vado qui sotto e letteralmente col pennello, proprio magari copri col correttore, porti in basso. Hai sistemato la situazione. Comunque, adesso faccio la base e ci vediamo fra poco. Eccomi qua, sono tornata, base finita. Ho applicato le ciglia finte, il rossetto. Allora, se siete interessati, il rossetto è il Tickle di Huda Beauty e le ciglia finte sono le Twiggy di Mesauda. Allora, dunque, veniamo a noi. Palette di Elodie per Sephora. Allora, devo dire che mi è piaciuta. Perché trovo che mi ha veramente colpito il giallo, perché è un colore sempre molto difficile da trovare performante. Questo devo dire che top. Sì, bisogna lavorare un pochino, però raga, cioè, si vede. Gli altri colori mi sono piaciuti moltissimo. La palette si presta bene a tantissimi look. Gli ombretti sono ben pigmentati, sfumabili, giusti, mi è piaciuto un sacco e trovo anche che la gamma di colori che hanno messo comoda anche per tutti i giorni, perché ci sono colori anche basici, diciamo, no? E colori un pochino più pazzerelli. La palette costa 24,99 euro. Io l'ho comprata sul sito di Sephora perché in negozio personalmente non l'ho trovata, però magari c'ha. Bella, mi è piaciuta questo look proprio. Bello pazzerello. Comunque, veniamo a noi. Allora, prima di salutarvi, volevo dirvi una cosa molto importante. Allora, in questo mese qui di gennaio, praticamente io mi metterò l'apparecchio. Allora, perché l'apparecchio? Perché ho deciso di iniziare finalmente un percorso che mi porterà
Alla sistemazione della mia bocca non è una cosa grave o cose particolari, è semplicemente qualcosa che faccio per me. Mettere l'apparecchio alla mia veneranda età è sicuramente una nuova esperienza, perché comunque di solito si mette quando si è bambini, io da bambina non l'ho mai messo, lo sto mettendo adesso. E, è una cosa che mi spaventa, ma che non vedo l'ora di fare, perché so già che poi il risultato finale sarà bellissimo. Quindi, praticamente questo qui sarà l'ultimo video in cui io non avrò l'apparecchio, perché dalla prossima volta avrò il classico sorriso d'argento, come si suol dire. E niente, sicuramente per un pochino mancherò, perché comunque l'apparecchio ancora dovrei metterlo sul 22 gennaio e poi sicuramente per un po' magari sono un po' così, però comunque tornerò presto. Con questa cosa qui io vi saluto, vi mando un bacio, spero che questo video qua vi sia piaciuto, spero che questo look vi piaccia. Ci vediamo alla prossima. Ciao!